L'Europa elimina il geoblocking. Dal 3 dicembre scorso, infatti, abbiamo detto addio a quella pratica dei portali di e-commerce che bloccavano la navigazione di un utente proveniente da un altro paese e lo reindirizzavano automaticamente verso lo store nazionale. Una tecnica che in pratica non permetteva agli europei di acquistare dove meglio credevano, in base a prezzo e vantaggio. Da oggi quindi potremo comprare un prodotto francese o spagnolo godendo degli stessi sconti applicati in quei paesi, oppure prenotare dall'Italia un servizio a noleggio su un sito tedesco o olandese, solo per fare qualche esempio. Ma l'Europa non vuole fermarsi qui. Dopo il taglio al geoblocking si punta a ridurre i prezzi per le consegne transnazionali tra i vari produttori e venditori. Al momento, infatti, se un utente italiano compra una lavatrice da un rivenditore tedesco, dovrà pagare di tasca propria la consegna. Anche i contenuti audiovisivi e quelli coperti da copyright vedranno presto qualche novità. Ebook, musica, videogiochi e abbonamenti a piattaforme come Netflix o Spotify restano fuori dall'accordo, ma anche questa restrizione sembra avere ormai i giorni contati. Sì, devo dire che queste misure a cui lei faceva riferimento, che ancora non sono attuali così come il geoblocking, ma che verranno appunto attuate nei prossimi mesi, sperabilmente, renderanno veramente il mercato dell'Unione Europea un mercato unico, un mercato digitale unico. Questo ha grande beneficio, a mio avviso, non solo dei consumatori ma anche delle imprese. Certo, qualcosa dovranno fare anche gli stati, nel senso che il regolamento detta degli obiettivi e gli stati dovranno vigilare affinché le loro imprese rispettino queste regole, rispettino questi obiettivi, se del caso anche istituendo delle apposite istituzioni di controllo. Vedremo quello che farà per quanto riguarda l'Italia il nostro governo su questo profilo.